domanda su di lei, leggiamo la domanda. Lei si ritiene A, un coglione, B, un uomo maturo, C, una persona capace di comprendere? Posso rispondere io? Prego, andiamo a migliorare. Rispondi tu però, risponderei anch'io. C, forse. Forse. Non sono più sicuro di niente. Ho il filmato. Oddio, mi sono divertito. Imparare a stare vicino ai problemi della tua famiglia, l'hai capito? Perché io vado a giocare, no? Io vado a lavorare, l'avete capito questa cosa? Vado a lavorare! Tua moglie è esaurita e non ce la fa più. Non ce la fa più? No. Nemmeno io ce la faccio più, nemmeno io. Se non ero capace di farla la mamma e la moglie, se ne accorgeva prima, se ne accorgevo. Guarda che cosa l'ho ridotto per non mangiarmi la frisce tutti i giorni. Ma mo, vuoi andare a aiutarla? Aiuto. Che sta male? Sono tutte chiacchiere, chiacchiere. Ah sì. Quelle tu... sta meglio di mettermi insieme. Ah meglio. Sì. E tutte quelle medicine che si prende? I psicochimici. Eh sì. E a me lo stai a dire? Con tutti i soldi che stiamo a buttare. Quello sopra la scatola del Valium, mi hanno messo la fotografia sua, hanno messo. Pensasse a cantare, pensasse. Mamma, sta vomitando. E tu ancora qua stai? Ancora non hai preso il volo. Quel che lavorava alla regione, dove sta? Quello non è il tipo per tua figlia. Ah, non è il tipo per mia figlia? No. E gliene vogliamo fare uno su misura? Sì. Ringrazio se qualcuno se la prende, il gin è tutto, come sta? Due al prezzo di uno. Poveraccio che mi fa una pena, mi fa. Me? Io me ne vado. Dove vai tu? E non ti far vedere troppo in giro, che la vergogna è assai. Mo vuoi andare a aiutare tua moglie? No, smettesse, che è tutta una scena. Fate l'alzare dal letto, fai i servizi!